Buongiorno, siamo qui oggi al centro direzionale di Napoli, Palazzo di Giustizia. Incontriamo Francesco Carbone, presidente di un'importantissima associazione che sta facendo un lavoro immane lungo tutta la dorsale italiana. Qual è lo scopo della protesta, ma soprattutto cosa chiedete? Noi più che chiedere pretendiamo, ovvero l'applicazione della legge e l'applicazione della Costituzione. In pratica noi siamo un'associazione che denuncia mafia, corruzione, qualsiasi sistema criminale dentro e fuori l'istituzione, che hanno commesso reati contro singole, contro collettività, contro l'erario dello Stato e contro la personalità dello Stato. Purtroppo le denunce fatte dai cittadini o da associazione, e noi siamo a conoscenza e abbiamo prova di migliaia di denunce depositate e sabotate dai magistrati tramite l'abuso diabolico del modello 45. Il problema cruciale mi pare di capire che sia questo modello 45, vuole spiegare ai nostri ascoltatori di cosa si tratta? Praticamente nel 1989 è nata una nuova riforma di procedura penale, dove hanno incluso una circolare ministeriale. La circolare ministeriale per andare, secondo come previsto, andare a snellire le pratiche burocratiche, ovvero tutte quelle denunce dove il denunciante non vuole denunciare niente e nessuno, tipo lo smarrimento di carta d'identità, vengono messe dal magistrato a modello 45, quindi non si fanno indagine, non si chiede archiviazione a GIP, niente di niente, ma sono delle circostanze ben specifiche che vengono insegnate fino anche al Consiglio Supremo di Magistratura per gli uditori giudiziari. Che succede? Che purtroppo in Italia una marea di magistrati utilizzano il modello 45 per inserire, commettendo un reato, sono degli atti contrari al proprio dovere d'ufficio, a inserire denunce di qualsiasi natura e genere, di qualsiasi tipologia di reato, anche di mafia, omicidi, violenza di genere, pedofilia e quant'altro, in quel modello 45 dove la polizia giudiziaria non fa indagine, il GIP non viene a conoscenza di quella denuncia, in pratica viene messa in un cassetto dell'immondizia, ferma, morta lì, e i rei denunciati continuano a delinquere indisturbati perché protetti da queste magistrate. E abbiamo fatto un calcolo che ci sono minimo in tutta Italia 10 milioni di denunce sabotate a modello 45, noi personalmente abbiamo migliaia di denunce tutte sabotate a modello 45, dove noi abbiamo denunciato fino anche con prove alla mano più di 200 magistrati per i singoli casi. Denunce che puntualmente vengono non solo sabotate da altri magistrati, ma non interviene alcun organo di controllo, non interviene il CSM, non interviene la Procura Generale, non interviene il Ministro della Giustizia, non interviene il Parlamento, non interviene e il Presidente della Repubblica. Sono dati sconvolgenti quelli che ci ha appena spulciato, ma la domanda che ci incuriosisce, incuriosirà sicuramente i nostri ascoltatori, cosa l'ha spinta a mettere in piedi questa organizzazione immane? Perché lei sta girando tutta l'Italia, dall'accento capiamo che non è lombardo, è siciliano, fortunatamente uno di quelli sani, e ce ne stanno tantissimi giù in Sicilia. Cosa l'ha spinta a mettere in piedi questa organizzazione e soprattutto cosa si aspetta? Allora, io da siciliano sono emigrato nel 2000 a Verona, pensando di cambiare aria, terra e trovare un lavoro dignitoso per le mie caratteristiche e quant'altro. E lavoravo presso gli appalti di Poste Italiane, nella qualità di dirigente. Ho fatto tutto per 7 anni, poi a un certo punto, in occasione dei nuovi appalti, i dirigenti, gli appaltatori, i sindacalisti e quant'altro erano tutte organizzate per spartirsi i proventi degli appalti, per fare estorsione nei miei confronti e nei confronti degli autisti. E quando io ho tentato di denunciare tutto, invece di trovarmi lo Stato, le autorità in mio favore, ho trovato persone che hanno, della Guardia di Finanza, Carabinieri, che mi hanno indotto a collaborare con loro senza fare denuncia. Dopo 6 mesi ho scoperto che tutto quello che io riferivo a loro andava solo alle persone a cui io stavo denunciando, ovvero al dirigente di Poste Italiane e quant'altro. Da quel momento in poi hanno iniziato a farmi offerte, minacce, di tutto e di più, tra cui il tutto nasce da una minaccia fatta da mia ex datore di lavoro il 15 dicembre 2007, dove il D'Agostino Raffaele, nipote di Ferdinando Masone,
ex capo della polizia, ex capo dei servizi segreti italiani, chiamato Lino Pinabile, una delle persone più potenti in Italia. Mi dice: caro Francesco, dice, tu puoi denunciare tutto quello che vuoi, tanto io ho talmente tante di quei soldi che mi posso comprare tutto e tutte. Tu, morto di fame, sai, è morto di fame. Lei sta facendo delle affermazioni molto pesanti. E lo faccio da 14 anni, prendendomi sempre le mie responsabilità. E a quel punto gli ho detto, e sappi benissimo che io nella mia condizione popolana ci sto benissimo, ma voi che vi sentite Dio in terra solo perché avete sempre rubato soldi dallo Stato, nel momento in cui vi porto nelle mie condizioni vi ci porto e vi porto persino in galera per tutto quello che avete fatto, e voi non vi troverete bene nelle mie condizioni, e sarà mia premura portare nelle mie condizioni in galera lei e tutte quelle come lei. Da lì è nato tutto, da lì ho iniziato a fare denunce a tutti gli enti per quanto riguarda gli apparti di Poste Italiane, parliamo dei trasporti di Poste Italiane e servizio postale. Dopo ho riscontrato che come me c'erano tantissime altre persone in Italia che denunciavano reati contro lo Stato. In pratica le ho riunite tutte. E da qui è nata l'associazione. Perfetto, dopo tanti anni è nata l'associazione il 25 luglio 2018, registrata all'Agenzia delle Entrate di Palermo, dove noi siamo l'unica associazione in Italia che controlla i controllori. Noi in pratica andiamo a controllare pubblici ufficiali in base all'esercizio delle proprie funzioni, andiamo a denunciare tutti gli illeciti che commettono contro i singoli cittadini, contro la collettività, contro l'erario dello Stato, e andiamo a denunciare tutti quei magistrati che hanno sabotato tutte le denunce dei cittadini. Cosa si aspetta? Proprio un telegramma, un flash? In pratica siamo in presidio permanente dinanzi 55 procure, entro la prossima settimana faremo il presidio permanente in tutte le procure, abbiamo mandato tutto a tutti gli organi di controllo dello Stato, dove noi pretendiamo che sia applicato il modello 45 come la circolare prevede, che siano arrestati immediatamente tutti i magistrati che hanno abusato del modello 45 per sollevare dall'azione penale i criminali denunciati, quindi devono andare in galera perché loro hanno commesso il reato di atti contrari ai propri doveri ufficio, più concorso nel reato denunciato. In più, visto che siamo un'associazione di promozione sociale, lo facciamo anche gratis e sono atti pubblici, vogliamo verificare e controllare tutti i modelli 45 che sono in Italia, e ci viene impedito ciò da 3 anni. Perfetto, noi ringraziamo il presidente dell'associazione per Napoli News Magazine e Synapsi News, Sergio Angrizzano, Napoli.